tutti, qui Laura di Pisa TV. Finalmente ci siamo, tra 24 ore il Pisa Sporting Club tornerà in campo per affrontare l'Empoli e Friday Night nel campionato cadetto. Una sfida dal valore altissimo contro una squadra veramente molto importante che così il tecnico Luca D'Angelo preannuncia nella classica conferenza pre-gara. Abbiamo questa partita molto, molto complicata, anche perché l'Empoli è primo in classifica, è una squadra appunto costruita per vincere il campionato e sta facendo molto bene da parte nostra, però dobbiamo continuare con il livello di prestazione mostrato con il Monza. Abbiamo una rosa che ci permette di variare diversi giocatori e dunque quelli che saranno meglio dal punto di vista fisico scenderanno in campo con l'Empoli e gli altri entreranno a partita in corso. Da noi titolari inamovibili non ce ne sono, nel senso che possiamo io e lo staff variare la squadra a nostro piacimento perché c'è un livellamento verso l'alto dei nostri ragazzi. Il calendario ci mette di fronte a tante partite esterne, però nel ritorno evidentemente le giocheremo in casa. Noi sappiamo di poter fare risultato anche ad Empoli, se giochiamo con lo spirito del primo tempo di Salerno, dove abbiamo giocato una buona gara, a mio avviso, nel primo tempo, e se giochiamo con lo spirito di tutti i 95 minuti e passa di quell'altra sera con il Monza. I neroazzurri si sono allenati con grande intensità per prepararsi al meglio in questi pochi giorni a disposizione alla sfida del Castellani. Andiamo quindi a sentire subito le ultime dal campo nel servizio realizzato dal nostro Riccardo Silvestri. Quella vissuta dai nerazzurri è sicuramente una delle settimane più difficili delle ultime stagioni. Molte difficili partite ravvicinate e anche l'ombra del Covid-19 che si è allungata per la prima volta sul gruppo squadra nerazzurro. Dopo la positività del portiere Leonardo Loria, reduce da ritiro con la nazionale Under 21 e ormai quasi pronto per rientrare nei ranghi, è arrivato infatti un altro caso di positività riguardante un membro del gruppo squadra. Per fortuna anche in questo caso situazione del tutto sotto controllo, con il calciatore totalmente asintomatico. Ma squadra e staff è costretta ad entrare nella cosiddetta bolla, tutti in isolamento quindi, con la possibilità comunque di potersi allenare e scendere in campo per le partite. Sono aumentati però i controlli previsti, soprattutto in termini di frequenza, sempre nel pieno rispetto del protocollo previsto. Come detto però non c'è tempo da perdere perché domani sarà nuovamente campionato e dopo la sfida con la corazzata Monza arriva un altro test probante per i nerazzurri che saranno di scena al Castellani di Empoli. Per prepararsi al meglio lo staff nerazzurro ha fatto subito tornare in campo ieri pomeriggio Capitan Gucker e compagni, ovviamente al centro sportivo di San Piero a Grado. Il programma degli allenamenti è proseguito poi oggi pomeriggio e si concluderà domani mattina con la consueta rifinitura pre-gara. Fischio d'inizio domani alle ore 21 per una gara che sarà trasmessa in diretta da Rai Sport sul digitale terrestre, mentre potrà essere seguita sempre in diretta streaming su DAZN, diretta radio sulle frequenze 91.6 di Punto Radio e quindi differita grazie a Canale 50. Lo ricordiamo, Punto Radio e Canale 50, partner ufficiali della società nerazzurra per la stagione cadetta in corso. La gara contro l'Empoli farà scattare qualche scintilla nell'animo dei nostri ragazzi. Contro gli azzurri, infatti, nella passata stagione sono arrivate due sconfitte immeritate con gol subiti nei minuti di recupero. Speriamo di vendicare, sempre sportivamente parlando, il doppio KO dell'anno scorso nella sfida di venerdì prossimo che sarà trasmessa in diretta su Rai Sport. Ma di questo e di molto altro avremo modo di parlare nella prossima puntata. A prestissimo, ciao! Multirent Italia, a soli 200 metri dall'aeroporto, è l'autonoleggio dei pisani, del Pisa Calcio e dei suoi tifosi. Pratico e veloce, puoi noleggiare qualsiasi veicolo, anche senza carta di credito. Noleggi giornalieri, settimanali, mensili, a lungo termine. Inoltre, Multirent Italia è anche Golf Car Italia, noleggio, vendita e riparazione veicoli elettrici. Multirent Italia, la soluzione che fa per te.